Siamo a Mazara del Vallo, a piazzale Giovan Battista Quinci, dove si sta per svolgere il corteo cittadino in favore dell'ospedale a Belaiello, quindi diritto alla salute. Accanto a me è Benedetto Apollo del Movimento Azione Popolare. Abbiamo saputo che tra lunedì e martedì inizieranno i lavori per l'area di emergenza e urgenza. Questo cambia qualcosa? Teoricamente no, perché il 22 settembre ci avevano promesso in data 12 settembre che il 22 settembre iniziavano i lavori. Però noi vogliamo che iniziano e siamo contenti di questa notizia. Però noi vogliamo un'area di emergenza che sia area di emergenza, perché da quello che arriva ancora da Trapani, dall'ASP, non abbiamo questa garanzia dell'area d'emergenza come la intendono loro. Noi vogliamo un'area d'emergenza dove una persona che arriva sia possibile che si curi e che poi faccia la degenza, se dopo deve essere trasferito venga trasferito, però non vogliamo un pronto soccorso, perché noi oggi iniziamo a vigilare sull'area d'emergenza. Oggi è l'inizio della nostra manifestazione, non è la fine, che nessuno si mette in testa che oggi sia la fine. Oggi è l'inizio della manifestazione, è l'inizio della sorveglianza, perché il popolo mazzarese, la città di Mazara del Vallo, non chiede altro che un'area d'emergenza per 60.000 persone. E merito alla ristrutturazione non abbiamo dubbi, si deve fare, siamo contentissimi che questo ospedale venga rinnovato, però che nessuno si permetta mai più di fare il servo dei generali, di andare in televisione e di accusarci, perché noi non siamo né pilotati né strumentalizzati. Ci sono persone che prima di andare in televisione si devono guardare dentro di loro e possono dire: ma io posso andare a accusare o non posso andare a accusare? Quindi quello che diciamo, mandiamo un appello di nuovo a chi? Al direttore dell'ASP. Noi vogliamo l'area di emergenza per 60.000 persone, che sia giusta, efficace e efficiente per la città. Il prefetto ha intimato la chiusura immediata dell'ospedale Belaiello, come rispondete a questo? No, vabbè, non è un'immediata, ma è un'accelerazione. E noi diciamo al prefetto: va bene, non ci sono problemi, però si rivolga con chi di competenza, perché tutto questo ritardo non è colpa nostra e neanche della burocrazia, perché da 2 anni che si sa questa situazione, ci potevano pensare prima.